Domenica 27 marzo si è tornati a gareggiare a Chernin, provincia di Chieti, questa volta in mountain bike, nella 12ª edizione del trofeo Accademia della Ventricina. Prima prova del circuito Cross Country Abruzzo Race, con l'organizzazione della Vastese in Bike del presidente Nicola Iasci, in collaborazione con la SD sulle Orme dei Sanniti e Istituto Tecnico Agrario Cosimo Ridolfi, patrocinato dal Comune di Cerni. Grande successo di partecipazione con 240 atleti al via su un percorso a circuito di 7 km da ripetere 4 volte. Nicola Iasci, il presidente del team Vastese in Bike, siamo a Cerni per questa gara importante. Sei l'organizzatore corsa? Beh, sì, organizzatore corsa, ma è tutto il team che si è occupato di questo spettacolare evento, quindi un ringraziamento in primis va a tutti loro che hanno permesso questa realizzazione, l'istituto, Protezione Civile, un po' tutti quanti. Che edizione siamo? Beh, siamo alla 12ª, è un'edizione importante, quest'anno abbiamo avuto parecchi iscritti, parecchi ragazzi, la cosa più importante per noi perché questa gara la facciamo soprattutto per loro, quindi ci fa veramente tanto piacere. Beh, il percorso sì, abbastanza è rimasto più o meno invariato, abbiamo aggiunto delle particolarità, delle piccole difficoltà, e abbiamo reso un po' più tecnico e anche più difficoltoso. Quanti saranno oggi al via? Oggi saranno al via circa 230 ragazzi, quindi un bel numero. È un bel numero, no? Assolutamente sì, è un bel numero e una grande soddisfazione perché vuol dire che negli anni abbiamo lasciato un bel ricordo. Se ti dico Luigi Di Lello. Beh, è il partner ufficiale, quindi nonché braccio destro per questo evento, perché questi eventi si realizzano non da solo, come dicevo prima, ma c'è un team dietro che aiuta veramente in ogni piccolo, in ogni dettaglio, in ogni piccolo particolare. Ho visto ragazzi del team Vastese in Bike all'interno del parcheggio dare istruzioni, parteciperanno anche loro o saranno comunque impegnati nei vari compiti? Allora, ci sono dei ragazzi che hanno assolto dei compiti, quindi non parteciperanno alla gara, mentre ragazzi che aiutano per l'organizzazione e poi parteciperanno anche alla gara, quindi duplice attitudine. Te oggi non correrai ovviamente? Assolutamente no, sono a disposizione di tutti i ragazzi per l'organizzazione, perché è fondamentale, ecco, essere presente e monitorare un po' tutto. Maurizio Falcini, buongiorno, Ciclisport Mania, e siamo a Cerni. Buongiorno a tutti, siamo arrivati qua a Cerni, appena arrivati tutti quanti siamo in 9, siamo i lupetti del Morrone, siamo molto felici, prima gara dell'anno, prima prova dell'XC Abruzzo Race, siamo veramente molto felici di essere ritornati qua a Cerni. E allora, un bel gruppo di atleti, ma puntiamo tutto sulla vostra corsa, dai. Sì, 10 aprile, non dimenticate, partecipate tutti quanti, siamo agli sgoccioli, ci sono rimaste 2 settimane, adesso ci godiamo questa bellissima gara, questo meraviglioso percorso collinare, Cerni è una bella gara, Luigi Di Lello è un grande organizzatore, speriamo di divertirci. Il 10 aprile a Popoli? Sì, 10 aprile a Popoli, nello scenario della riserva del Monte Corvo, bellissimo, bellissimo percorso da 3 giri, speriamo di divertirci tutti quanti, dai. Nel frattempo buona corsa per oggi. Grazie, divertiamoci tutti quanti. Guido Fattore, buongiorno, come stai? Bene, bene, grazie. Allora, stai pulendo l'occhiale? Sì, perché la vista è quella che avanza, quindi. Va bene. Allora, te sei del team New Mario Pupilli? Sì. E non sarai solo oggi, immagino? No, siamo in 3. In 3, ma tu sei il più forte, mi hanno detto, dei 3. Beh, non esageriamo. Non esageriamo, che poi... Con questa mise mi ricordi un po' Vasco Rossi, un Marco Pantani con la bandana, insomma, sei un misto. Un misto un po' ambiguo, diciamo. Un po' ambiguo, no. Vabbè, allora, te ti dedichi molto bene anche al fuoristrada. Torniamo a Cerni, sì. E il percorso lo conosci?
Sì, sì, questo mi sembra che il 10° o il 12° anno non ho mai mancato, quindi lo conosco benissimo. Il tuo miglior risultato qui a Cerni? Qualche anno fa arrivai tra i primi 10 assoluti, sesto. Però adesso, da allora ad oggi, il tempo è passato. Sì, comunque cerchiamo di difenderci sempre al meglio, diciamo, dai. Il percorso è il tradizionale, hai cambiato qualcosa? Negli anni è cambiato, adesso un po' di anni che è il tradizionale, ci stanno le coste che è una bella salita molto impegnativa, e chi ha la gamba farà la differenza sicuramente. Bene, ti auguro buona corsa, in bocca al lupo. Grazie, crepi. Con Elite, Under 23, Juniores, Donne Master, Junior e a seguire tutta la restante categoria Master più Donne. Ultimo start per esordienti ed allievi. Percorso impegnativo con l'ascesa a direzione centro abitato di Cerni, 600 metri in 9 tornanti con una pendenza media del 14% e poi strappi, discese velocissime e single track per arrivare a conclusione di tornata alle spalle dell'Istituto Cosimo Ridolfi dove era situato l'arrivo. Gianluca Colabianchi, il vicepresidente Federciclismo Abruzzo, buongiorno. Allora, in attesa dell'arrivo, forse, mi auguro di sì, di Mauro Marrone, il presidente, te come stai intanto? Benissimo, in forma, sempre più in forma. Sempre più in forma, beh, la cosa mi fa piacere. Allora, oggi si torna a correre qui a Cerni, una grande gara, mountain bike. Sì, è la prima... Sarebbe la prima dell'Abruzzo, riparte la stagione abruzzese della mountain bike, ha fatto grandi numeri, oltre le 200 persone, quindi è un momento in cui si riparte in tutti i sensi. Ho visto Paolo Festa, ma tra voi due il duello è oramai finito. Pure quest'anno credo che non ci sarà. Non ci sarà. Allora, te sei comunque un grande stimatore di questa disciplina, hai corso per tantissimi anni qui a Cerni, un gran bel percorso, molto bello. Sì, sì, è una delle pochissime gare cross country che si fanno in Abruzzo, che sono quelle gare in cui possono partecipare anche ragazzi dai 13 ai 16 anni, quindi cross country purtroppo nell'ambito amatoriale non è molto seguito, anche perché essendo dei percorsi a giro non è... quindi ben vengano gare cross country, perché così si dà anche la possibilità di far partecipare i giovani. Bene, buona stagione 2022. Grazie anche a voi. Daniele Carlucci, il sindaco di Cerni, buongiorno, oggi si torna a correre qui nella sua cittadina.
Sì, oggi si torna in questo bellissimo evento che siamo alla 12ª edizione del trofeo HDM della Ventricina, un evento sportivo ormai che richiama più di 250 atleti l'anno. È un evento che dà lustro sia al paese e fa conoscere questo bellissimo territorio. Eravamo qui qualche settimana fa nella corsa podistica, torniamo oggi con la mountain bike. Scerni si candida ad essere anche luogo di promozione turistica attraverso lo sport. Di questo siamo fieri e continuiamo a coltivare questa passione e questi eventi. La passione però, sindaco, si coltiva anche andando in bicicletta. Lei oggi non mi partecipa? Oggi no, oggi sono a riposo, sono uscito ieri. Ah, bene, bene. In bocca al lupo allora. Salve, buona giornata e buon divertimento a tutti. Alberto Bucco, buongiorno, come stai? Bene, bene. Allora, so che te oggi praticamente è la prima corsa. Sì, sì, la prima. Come mai hai scelto il ciclismo? Mi è sempre piaciuto, pure da piccolo. Facevi calcio prima? Sì, sì. Sì. Ruolo? Difensore. Difensore, però insomma non andava. No, no. Meglio la bici forse? Sì, sicuro. Bene, allora, te sei del team Moreno di Biase, sei della categoria? Allievo. Allievo, allievo primo o secondo? Primo anno. Primo anno. Conosci il percorso? L'ho provato l'altra settimana, sì. Com'è? È un po' difficile, ma bello. Ci si impegna. Sì, sì. Andrà bene, in bocca al lupo. Grazie. Matteo Pirolo, buongiorno, come stai? Bene, bene. Svegliataccia stamattina, immagino. Sì, sì. Molto. A che ora? E le 5. Alle 5, dai, va bene. Allora, oggi si corre qui a Scerni, te sei del team La Ruspa di Avezzano, categoria? Esordiente secondo. Esordiente del secondo anno, fai soltanto fuori strada o fai anche strada? No, anche strada. Anche strada, la stagione praticamente non è ancora iniziata, però ti stai preparando, almeno per la strada. Sì, sì, mi sto. Sei forte? Cosa dicono di te? Diciamo che... Te la cavicchi? Sì, me la cavicchi. Allora, oggi invece c'è la mountain bike, c'è il fuoristrada. E sei pronto? Sì, prontissimo. Il percorso lo conosci? Diciamo. Diciamo, com'è? È abbastanza bello. Abbastanza bello, ti piace? Sì, rispetto all'anno scorso hanno aggiunto una, diciamo, lunghina salita. Eh beh, allora oggi si farà bene? Tutto bene, sì, sì. Più o meno, in bocca al lupo. Grazie. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us, they keep me thinking. Antonello Paone, buongiorno, sei appena arrivato. Buongiorno a te, Marco. E allora, come stai? Sveglio? Sì, immagino. È dura. Questo cambio di orario, insomma, non è proprio il massimo. Allora, oggi si torna a correre qui a Scerni, un gran bel percorso, sei pronto? Ma siamo sempre pronti, dai. E poi il percorso è molto bello, quindi ci divertiamo sicuramente. L'hai fatta tantissime volte questa? Ma penso tutte le edizioni. Quindi... Tutte le edizioni? Sì, quindi gara molto bella. Quindi... Il tuo miglior risultato? Beh, guardiamo sempre la categoria, ovviamente. Hai vinto qualche volta la categoria, almeno? Beh, quello sì, dai. Quello sì. Allora, oggi si corre, sei della Ciclistica L'Aquila, un bel gruppo, ci sarà anche Michele Rubeis, immagino. Ovviamente, sì, sì, è presente anche lui. Bene, però tu oggi lo batterai.
Oddio, non lo so, lui è da già diverse gare che fa, quindi non lo so. La partita è la prima oggi? No, è la seconda, quindi... La prima com'è andata? Benino, dai. Oggi si farà meglio? Si va sempre a migliorare, insomma. Sicuramente, in bocca al lupo. Grazie mille, Marco. Michele Rubeis, buongiorno, come stai? Buongiorno, bene, bene. Allora, arrivo dall'intervista con Paone. Mi diceva oggi per Rubeis non ci sarà nulla da fare, lo batterò. Convinto lui. No, dico, la categoria è la stessa. Poi lo so che è la stessa. Se vediamo come va. Che devo dire? Ti senti più forte di lui oggi? Al momento, diciamo, i risultati, quelli so. Come si dice, carta canta. Carta canta, quindi tu sei più forte al momento. No, fino adesso sì. Però da oggi chissà, da oggi. In mountain bike l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, diciamo. Certo, certo. Allora, si torna a correre qui a Cerni, una gara che tu conosci perfettamente. Sì, sì, beh, l'abbiamo fatta tante volte, specialmente anche l'anno fatidico 2020 della pandemia. Siamo riusciti a organizzarla anche come comitato regionale, anche sotto pandemia, ad agosto. Infatti fu una delle poche gare che si è svolta durante quel periodo, insomma. Te sei della ciclistica L'Aquila, insieme a te ovviamente ci sono altri ragazzi, sempre un bel gruppo. Oggi in quanti siete? Siamo in totale, siamo una decina stamattina. Quindi... Una decina, però diciamo che te sei sempre il più forte, poi dietro di te c'è Paone e poi via via il resto del gruppo. No, no, io il più forte sono io della mia categoria, no? Perché se... ci stanno ragazzi più giovani, tipo Campini, tipo Arrizza, che so. Quanti anni hai? Non si dicono. Pazza. Allora, no, oggi a giugno sono 60. 60? A giugno sono 60. Allora, prima della partenza faremo un minuto di raccoglimento al ricordo della gioventù di Michele Rubeis. Esatto. Michele, buona corsa, in bocca al lupo, divertiti e cerca di battere Paone. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo a tutti. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my mind. Look at that face, you look like my next mistake. Love's a game, wanna play. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly. And I know you heard about me. So hey, let's be friends. I'm dying to see how this one. Tania Silvani, buongiorno, buona domenica, come stai? Buongiorno, molto bene, adesso molto bene, sì. Oggi... Bene, bene, allora, sei del team Cicli Sport Mania, l'unica donna, immagino? Ma no, siamo in tre oggi. Dello stesso gruppo? Sì, le compagne sono più piccole di me, quindi altre categorie. Io sono la più anziana. La più anziana, non diciamo l'età perché non si chiede. Conosci il percorso, immagino? Sì, sono stata qui 2 anni fa. L'anno scorso no, per via di impegni vari, però quest'anno ho deciso di venire, soprattutto per condividerlo con le mie compagne, sì. E come andò 2 anni fa? 2 anni fa ero l'unica a partecipare, quindi presi la maglia di campionessa regionale. E quest'anno però, quindi siete più donne, si dovrà combattere di più? Penso proprio di sì, non so quante ne saremo perché non ho ancora incontrato altre ragazze, però comunque sicuramente non da sola. Ma te sei fortissima, i problemi non ne avrai. Diciamo, ecco, sono un po' reduce dal Covid, ho impiegato un pochino a riprendermi. Un mesetto fa ho avuto il Covid e devo dire che è stata un po' dura a riprendere, piano piano. Speriamo di andare meglio. E oggi batteremo anche il Covid e si farà benissimo, in bocca al lupo. Cercheremo di batterlo, sì. Grazie, in bocca al lupo crepi. Matteo D'Ercole, Non Solo Ciclismo, buongiorno, come stai? Buongiorno a te, dai, tutto bene. Carico. Allora, si torna a correre? Sì, la seconda di stagione. La seconda, la prima dove? Casal Bordino. Com'è andata? Molto bene, un terzo posto assoluto. Terzo posto assoluto, oggi si farà ancora meglio, immagino, spero.
ci proviamo, livello altino, gara impegnativa, quindi dai, come viene viene. Conosci però il percorso? Sì, penso sia molto simile agli scorsi anni, quindi non l'ho provato onestamente, però sì, dai, lo conosco, un bel percorso. Nel tuo team c'è anche il presidente? Sì, che non sappiamo che fine abbia fatto, lo stiamo cercando. Fabio, dove sei? E allora, del tuo team, oltre a te, oltre a Fabio, ci sono gli altri? Siamo in parecchi, dovremmo essere circa 15 ragazzi. Vabbè, un bel numero. Sì, dai, un bel numero. Quest'anno siamo piuttosto numerosi. Una bella cosa, dai. Dai, allora ti auguro di fare bene, in bocca al lupo. Grazie, viva il lupo. Fabio Marino, il presidente del team Non Solo Ciclismo. Allora, oggi, ma che ci fai qua? Oggi veramente per spirito di amicizia con gli organizzatori, in particolare con Nicola Iasci, come ben sai, quando ci sono gare, specie vicine e specie gare, insomma, anche belle, ormai questa è una classica, cerco sempre di partecipare in primis e di portare tutto il team. Ecco, solo partecipare, perché di vittorie qua, voglio dire... Ormai portiamo il team, accompagniamo vittorie. Allora, ho intervistato Matteo D'Ercole, un tuo ragazzo. Beh, mi diceva che comunque siete un buon numero oggi comunque. Sì, oggi siamo in 14 della squadra su un totale di 15 e quindi diciamo siamo al completo, possiamo dire al completo. Speriamo che Matteo si ripeta dopo la bella gara di domenica scorsa, che è arrivato terzo assoluto. Vediamo oggi, che è un percorso un po' più adatto alle sue caratteristiche come scalatore, oggi percorso abbastanza duro. Percorso duro, ma un percorso adatto alle tue possibilità, insomma. Difficile anche crearlo, insomma. Ormai anche tutta pianura lasciamo perdere, ormai. Allora, beh, ovviamente scherziamo, mi permetto di scherzare con te perché siamo amici, ma però adesso si comincia a pensare a quella che poi è la vostra corsa. Sì, noi anche quest'anno riproponiamo la XC della Lecceta, sempre data 11 settembre, quindi sempre nel finale di stagione. Io e l'amico Alfredo D'Alterio, che anche oggi rientra dopo un paio d'anni, oggi rientra anche lui nelle gare. E niente, 11 settembre, appuntamento alla Lecceta, vi aspettiamo come sempre. Alfredo, l'ho visto gareggiare qui proprio a Cerni, in questo percorso, a piedi però, correva. Sì, sì, Alfredo comunque è un ex podista e gli piace fare qualche garetta a piedi, qualche duathlon in particolare. Adesso... Potrebbe essere anche il tuo futuro. No, io a piedi, la negazione totale, tre passi e mi fermo, niente piedi, dai. Non dice niente. In bocca al lupo, buona corsa. L'ho trovato. Crepi. Grazie. Latifa Benarara, buongiorno, come stai? Buongiorno, bene, grazie. Tu come stai? Ben rivisto in questo inizio. Io sto bene, io sto sempre bene. Puoi dirlo forte. Allora, oggi si torna a correre. Oggi si torna a correre, la prima gara della stagione. Cerni, è sempre un piacere tornare perché è proprio l'inizio della primavera in tutti i sensi, organizzazione sempre impeccabile. E vediamo di divertirci, siamo qui apposta. Certo che sì, hai due compagne di squadra agguerritissime. Sì, sono con Martina De Torre e sono con Tania Silvani,
quest'anno porto altri colori, ma ben orgogliosa di essere una della Ciclisportmania Lupi del Morrone. Quindi il branco è pronto per andare in campo. Il branco è pronto. Allora, la stagione riparte oggi, per te cosa ti aspetti? Allora, prima di tutto di divertirmi, di crescere e di migliorarmi, e perché no, anche di provare altre discipline. Sto preparando una gara di enduro e speriamo di riuscire anche a divertirmi in altri sentieri. Intanto per oggi facciamo che battiamo le tue compagne di squadra. Ah, la vedo difficile. In bocca al lupo. Grazie, grazie a te, grazie. Your disease. I want your everything as long as it's free. I want your love. I want your love. I want your drama, the touch of your hand. I want your leather studded kiss in the sand. I want your love. Love. I want your love. You know that I want you. And you know that I need you. I want it bad, a bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and all your love is revenge. You and me could write a bad romance. Andrea Di Renzo, l'ex professionista, buongiorno, ben trovato a Cerni. Buongiorno a te Marco. Come stai? Dai, bene, si lavora con mio padre. Sì, beh certo, hai dovuto per forza di cose lasciare il mondo prof, adesso ti dedico ovviamente all'azienda di famiglia e in più la domenica adesso c'è questo divertimento allo stato puro. Ah sì, lavoro con papà, adesso... Ho preso un po' la mountain bike per divertirmi, c'era una gara vicino casa, sono venuto per divertirmi con papà. Oltre a questo ho iniziato a fare il direttore sportivo per giovanissimi e si va avanti. E beh, quindi darai la tua esperienza, mi terrai la tua esperienza a disposizione dei tanti tanti giovani, però io continuo a dire, ce lo siamo detti in privato a telecamere spente, è veramente un peccato. Ma non è colpa tua di certo. Purtroppo è andata così, devo guardare avanti, pur se mi dispiace tanto, è avanti la vita. La vita va avanti, oggi con il sorriso sulle labbra si farà benissimo. Ah sì, sicuramente. In bocca al lupo. Crepi. Martina De Torre, buongiorno, come stai? Bene, bene, tutto a posto, grazie. Allora, ho intervistato la tua compagna di squadra e mi ha detto che comunque lei è più forte di te. C'è sempre tempo per arrivare davanti agli altri. Allora, te sei campionessa regionale juniores? Sì. Com'è? 2021. Allora, oggi si torna a correre. È la prima per te oggi? Sì, sì, è la prima. Sei pronta? Sì. Il percorso lo conosci? No, per niente. Per niente? Hai fatto neanche un giro adesso? Vai a provarlo, no? Sì, sì. Si farà bene? Sì, certo. Per quest'anno i tuoi obiettivi quali potrebbero essere? Allora, la gara di Popoli, arrivare tra le prime 5 assolute donne e prendere il podio pure nella categoria. E poi a Popoli, no? Giocate in casa voi. Per questo appunto, quindi puntare a questa possibilità sarebbe buono. E poi? E poi fare qualche gran fondo, qualche marathon per diciamo... allargarsi anche altri ambiti di gare e pian piano continuare anche con le XC, che comunque sono gare importanti e molto forti. Bene, intanto pensiamo ad oggi, una buona corsa, in bocca al lupo. Grazie mille.
Maria Risca, buongiorno, di nuovo qui a Cerni. Buongiorno Marco, lì è di nuovo perché è vicino casa. Bene, allora, il percorso lo conosci, avrai fatto già questa corsa? Sì, l'ho fatto l'anno scorso, quest'anno qualche cambiamento, però tutto sommato i pezzi duri ci sono. Bene, allora ci siamo visti in quel di Cerratina di Pianella, avevi qualche problemino fisico al ginocchio, insomma, adesso com'è? Si va meglio, va meglio, dai. Ogni tanto come i vecchietti pizzica, però va bene, va bene. E oggi si farà bene, dai, ci si prova sempre e comunque. Io ci provo, vediamo come va, però come inizio stagione è una gara abbastanza dura. Allora, hai il numero, facciamo vedere anche, numero 57. Sì, 57, speriamo che porti bene. Controlleremo allora il 57. Controlleremo il 57. Bocca al lupo. Grazie, crepi o viva. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. I'm the one for a good time, call phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, I feel the love. Claudia Chiantia, buongiorno. Cicli Club Vasto. Vasto. Sì, Ciclo Club Vasto. E allora, sei pronta? Diciamo. Diciamo sì o diciamo no? Diciamo di sì. Diciamo di sì. Per me è la prima volta, Dai, veramente? È la prima volta che faccio questa gara. Cioè, la mia seconda gara, diciamo. La prima dove? La prima l'ho fatta a casa al Bordino qualche settimana fa. Ok, e com'è andata? È andata bene. E qui andrà ugualmente, no? Bene. Speriamo. Percorso, diciamo che non è che lo conosco benissimo, poi è abbastanza molto tecnico, cioè almeno per il mio livello. Ci sono poi altre ragazze, attenzione. Meglio. Meglio? Sì, sì. Si combatterà. Certo. Fino alla fine. Sì. Comunque l'importante è divertirsi. Non sei sola, immagino, del tuo team, ci sono anche i tuoi compagni di squadra? No, invece no, sono sola. Sei sola? Sì. Oh mannaggia. Troppo sì. Lo farai bene per te e per gli altri. Sì, dai, speriamo. In bocca al lupo. L'importante è divertirsi e non farsi male, dai. Bocca al lupo a tutti. Rosini Walter, buongiorno, come stai? Bene, bene, buongiorno a lei. Allora, mi dicevi che oggi non ci sta niente da fare. Oggi no, oggi è giusto per sgambare un pochettino. Il percorso lo conosci? No, la prima volta. È la prima volta che vieni qui? Sì, sì, la prima volta. Insieme a te ovviamente ci sono i tuoi compagni di squadra? Sì, un Francesco Esposito. Ah, solo uno? Sì, solo uno. Maddes purtroppo non è potuto venire. Quindi punti tutto sul tuo compagno? Sì, diciamo di sì. E lui non ha neanche il sostegno morale? No, assolutamente. Niente proprio. Te sei uno che ama comunque la strada. La prossima dove? La prossima dovremmo andare a... no, scusami, a Cingoli, mountain bike, la prossima. Però su strada non lo so, sinceramente non lo so dove andare. Lei sei più capace. Sì, su strada sì, abbastanza, sì. Va bene, in bocca al lupo e buon divertimento allora per oggi. Grazie mille. Partenza via, a fare la voce grossa è stato l'atleta laziale Filippo Mancinelli, Cycling Cafe Racing Team, con alle spalle il marchigiano Marco Ciccanti, scuola mountain bike Prati di Tivo, 50 secondi, e ad oltre un minuto il maceratese Parrucci Matteo, Raven Team. Per le donne, ottimo inizio e gara sempre in testa per Karin Sorgi, linea Eurobike Avezzano, con alle spalle Anna Maria Risca, New Mario Pupilli e Tania Silvani in terza piazza, Cicli Sport Mania. Per la gara uomini, posizioni che restavano immutate durante le quattro tornate. Vittoria solitaria per Filippo Mancinelli, con un tempo di 1:23:06. Secondo posto Marco Ciccanti, scuola mountain bike Prati di Tivo. Terzo posto Matteo Parrucci, Raven Team. Per la categoria Elite Sport, vittoria di Andrea Di Renzo, Sangro Bike. Categoria Master 1, vittoria di Diego Di Gregorio, Attitude Team. Categoria Master 2, vittoria di Davide Caroselli, Sessant Bike Sport. Categoria Master 3, vittoria di Domenico Campini, Ciclistica L'Aquila. Per la categoria Master 4, vittoria di Luca Mastrantonio, Attitude
Speed Team. Categoria Master 5, vittoria di Celi Alessandro, Bike 99. Master 6, vittoria di Luigino D'Ambrosio, Rampi Club Val Vibrata. Per la categoria Master 7, vittoria di Michele Rubeis, Ciclistica L'Aquila. Categoria Open, vittoria di Filippo Mancinelli, Cycling Cafe Racing. Per la categoria Master Woman, vittoria di Karin Sorge, Linea Eurobike Avezzano. Per la categoria Junior Woman Sport, vittoria di Martina De Torre, Cicli Sport Mania. Per la categoria esordienti, vittoria di Pirolo Matteo, Team Cesidio La Ruspa. Secondo posto il suo compagno di squadra, Carinci Roberto. Terzo posto, per Alta Jefferson, Moreno Di Biase. Per la categoria lievi, vittoria di Alessandro Pellegrini. Secondo posto, Francesco Rossi Rossi. Terzo posto, dell'Elce Federico, Atleti Moreno Di Biase. Per la categoria juniores, vittoria di Del Coco Filippo, Dama Pasolini Bike. Secondo posto, Pier Martiri Andrea, The Black Sheep. Terzo posto, Alessandro Francesco, Ventimiglia Team. Filippo Mancinelli, beh, complimenti, è andata molto bene, vittoria per te. Sì, è un buon test per le gare internazionali che farò le prossime settimane. Sono abbastanza soddisfatto, la gara è stata molto piacevole, il posto molto accogliente. Beh, piacevole sì, perché sei partito a tutta e sei rimasto davanti per tutta quanta la corsa. Beh, l'obiettivo è sempre vincere, quindi partire piano non sarebbe stato un buon metodo. Assolutamente no. Te ti dedichi soltanto al fuoristrada o anche strada? No, solo fuoristrada, ciclocross e mountain bike. Bene, la stagione è già riniziata per te, immagino. Sì, siamo alla seconda vittoria. Beh, complimenti ragazzo. E adesso proveremo a farla anche in ambito internazionale, dai. Ok, non c'è due senza? Tre. E il terza gara sarai dove? E la quarta gara sarà in Croazia, settimana prossima. E beh, lì farai bene sicuramente. Ci spero. Bocca al lupo. Grazie. Sì, dai, è andata abbastanza bene. Speravo, lottavo per vincere, però ho trovato oggi un avversario veramente forte. Mi ha allungato il primo giro. Speravo che mollasse un pochetto nel finale, invece è riuscito a mantenere. Amen, è andata bene così, considerando che la prima gara. È andata bene, seconda posizione, adesso la prossima dove? Penso di venire a Popoli. Lì a Popoli si cercherà di vincere. Sì, cerchiamo di riprendere la rivincita. Bene, in bocca al lupo. Grazie. Matteo Parrucci, è andata comunque bene, una terza posizione qui a Cerni. Sì, il percorso è molto bello. Purtroppo c'è una grande e lunga salita che porta al paese, che è molto dura e c'è stato da pedalare perché anche le pendenze erano abbastanza ripide. Percorso complicato? Percorso complicato sì, diciamo che c'era qualche tratto con qualche fanghia, carino i due pezzi di single track, molto carino, da ripetere anche l'anno prossimo. E da dove arrivi? Morrovalle, Macerata. Macerata, Marchigiano, è la prima della stagione questa, non credo? No, è la terza, ho fatto due gran fondo e questa è la prima cross country. E le altre sono andate come? Le altre sono andate discretamente bene, domenica scorsa un po' tribulata per il clima che era un po' freddo e non sono molto abituato ancora, però oggi sono soddisfatto, via. E adesso la prossima dove? La prossima, adesso un attimo mi fermo perché purtroppo tra un mesetto mi devo sposare. Dai, auguroni. C'è anche mia moglie, eccola qui dietro, con giubbetto. Dopo la inquadriamo, adesso si nasconde ma poi la inquadriamo. Sì, è contento. Ma sei ancora convinto, sì? Sì, sono convinto. Bene, tante belle cose. Grazie. Confermo che continua la stagione perché il matrimonio è annullato. Cari Sorgi, beh, complimenti, è andata bene la prima delle donne. Sì, è andata molto bene, non mi aspettavo, sono venuta per allenarmi e invece è andata bene, dai. Molto infangata. Molto, perché c'erano dei tratti un po' infangati, ma percorso spettacolare. Molto bello, anche molto duro. È la prima della stagione questa? Sì, è la prima, sì. E si inizia col botto. Meno male, dai, sono contenta. Adesso la prossima dove? Ce l'abbiamo a Popoli il 10 aprile. Bene, e lì si farà ancora bene. E speriamo, dai. Bocca al lupo. Grazie, viva il lupo. Alessandro Pellegrini, beh, complimenti, per te la prima posizione nella categoria lievi. Sì, oggi prima gara della stagione, diciamo che è andata molto bene. È andata bene, complimenti. Sei andato bene te, ma il team come ha lavorato? Bene, oggi siamo piazzati tutti e tre sul podio. E anche gli altri componenti della squadra si sono piazzati nella top 10. Bene, è la prima della stagione per te questa? Sì, ora domenica prossima su strada a Pineto. Bene, in bocca al lupo, ci vedremo a Pineto. Crepi.
Matteo Pirolo, beh, complimenti, team La Ruspa Vezzano, vittoria per te nella categoria esordiente. Grazie, grazie. E allora, è andata bene, contento, sì? Sì, sì, molto contento. Ti ha sentito stamattina, se non vado errato? Sì, sì. E allora, ti ho portato bene. Adesso la prossima dove? Eh? La prossima corsa dove la farai? A Cerne di Pineto. Cerne di Pineto, ci saremo anche noi con le nostre telecamere, mi raccomando, fai bene, eh? Ok. Bocca al lupo. Grazie, Grebbi. Pier Martiri, Andrea, beh, complimenti, è andata bene, il primo della categoria juniores. È stata una bella gara, il percorso sicuramente mi è piaciuto parecchio. I primi due giri sono andati bene, l'ultimo giro ho sofferto un po', però tutto sommato è andata bene. E dove sei? San Delpidio a Mari, Marche. San Delpidio, e corri con il team? The Black Sheep di Monte Rubiano. Insieme a te c'erano altri ragazzi, altri compagni di squadra? Sì, sì, bravo, categorie diverse. Categorie diverse, come sono andati? E bene anche loro, dai. Bene, però te sei più forte, però, dai. Almeno oggi. Dai, oggi, dai. Allora, dopo Cerni farai cosa? Per ora non lo so. Penso. Corri anche su strada? No, strada no, solo cross country. E la prossima gara penso ai Sanatoia. E cerchiamo di andarci un po' più pronti, ecco. In bocca al lupo allora. Crepi. Filippo Del Coco, beh, complimenti, è andata bene. Grazie, grazie. Categoria? Juniores. Categoria Juniores, prima vittoria della stagione, immagino. Sì, sì, la prima gara, prima vittoria. Eh beh, insomma, sei partito con il botto, ma fai soltanto fuoristrada o anche strada? Mi specializzo sul fuoristrada. Sul fuoristrada, però ogni tanto una garetta anche su strada. Ci proveremo quest'anno. Bene, la prossima dove? Popoli, penso. Popoli, e lì si farà benissimo. Spero di sì. Dai, in bocca al lupo. Crepi. Martina, beh, è andata bene, ci siamo sentiti stamattina prima della corsa, hai vinto, brava. Grazie, il percorso era abbastanza complicato, però ce l'ho messa tutta, la tecnica c'è voluta, la salita c'era, la discesa c'era, ma ci siamo divertiti. La prossima dove adesso? Popoli. Popoli, e lì si farà ancora bene anche perché giocherai in casa. La gara di casa, sì. Luigi Di Lello, buongiorno, la gara si è appena conclusa, si torna a gareggiare qui di nuovo a Cerni. Sì, il 27 marzo è una data mitica perché anche una delle prime, la prima edizione è stata proprio di questo giorno. E veramente siamo felici, noi del team della Vastese in Bike, l'amministrazione comunale qui di Cerni, la protezione civile, abbiamo fatto un gruppo, una squadra che ha determinato questo successo. Abbiamo avuto riscontro, sono venuti da regioni, da almeno 7 regioni italiane, dall'Umbria, Campania, Puglia, faceva parte del circuito Sannide che è un circuito interregionale, ma comunque veramente non ci aspettavamo questi numeri. Grande, grande successo di partecipazione su un percorso oramai collaudato. Sì, ogni anno aggiungiamo qualcosa di tecnico, di difficoltà, anche su, diciamo, su proposta della federazione che ci raccomanda sempre di elevare il tasso tecnico dei tracciati, in quanto i nostri ragazzi esordienti, allievi, juniores, quando vanno a correre in Nord Italia incontrano sempre difficoltà, i ragazzi del centro-sud Italia, quindi dobbiamo sempre investire a migliorare i tracciati, renderli tecnici, di modo che i nostri ragazzi si formano e possono competere a livello nazionale. Bene, allora, dopo la gara podistica, dopo la corsa di oggi, ci sarà un momento di relax totale, no? Domenica prossima vado a correre Vivi Città a Pescara. E lì Luigi Di Lello cosa farà? Come organizzatore se ne riparla l'anno che viene, invece lì come atleta vado a correre e divertirmi con gli amici. Bene, buon divertimento e buona stagione. Grazie Marco per essere sempre presente a riprendere con delle belle con dei bei video tutte le nostre manifestazioni. Grazie ancora. In mancanza delle premiazioni dei campioni regionali Federciclismo Abruzzo causa Covid-19, a conclusione di gara sono state consegnate le maglie ai vincitori del circuito Cross Country Abruzzo Race 2021.